Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro AndroLink 91 in questo nuovo episodio extra di Yo-Kai Watch Blasters. Come avete letto dal titolo, oggi vi farò vedere come prendere Machonian. Ringrazio però innanzitutto Abdallah Smash che mi ha concesso l'uso dei suoi QR code, come a tutti quanti gli altri del resto, quindi io l'ho preso da lui, non lo nascondo, non lo nego. Però, quali sono i QR code? Ve li faccio vedere subito sullo schermo e poi vediamo come fare. Questi sono 7 QR code che vi daranno 7 monete Machonian. Ora, che bisogna fare? Si hanno 7 tentativi per prenderlo. Se non ci riuscite, so cavoli. Se non ci riuscite non è affatto una cosa carina. Dovreste riuscirci comunque sia per forza. La possibilità può aumentare fino a 3 volte. Quindi penso che a un certo punto uno la trova. Vediamo un po' la prima. Subito? Così? A primo tentativo? A primo tentativo Machonian! Wow! Non riesco a credere che tu mi abbia svegliato. Potresti pentirtene. Machonian! Macho man. No, questo è Machonian. Wow, al primo tentativo! Non è facile prendere uno yokai così a primo tentativo. Allora, vedete anche che ho tante altre monete qui e ve lo spiego subito come fare. Però per farlo bisogna prima settare la console in inglese. Come si fa a mettere la console del 3DS o 2DS, 2DS XL, qualsiasi console insomma di questa generazione in modalità inglese? Perché l'unico modo per farlo è la lingua inglese. Perché al momento non ci sono metodi per la lingua italiana. Quindi come si fa? Vabbè, innanzitutto salvate il gioco, poi andiamo su impostazioni. Andiamo impostazioni generali, scorriamo fino alla fine e c'è lingua. Scegliamo la lingua che desideriamo, questa volta l'inglese, English, ok. Language set to English, ok. Indietro, indietro, chiudiamo, riapriamo il gioco di Yo-Kai Watch. E poi come si fanno a prendere le password? C'è questo sito che vi lascio in descrizione. Lì ci sono tutte quante le password per la lingua europea e la lingua americana. Differiscono? Sì. Quindi i primi che trovate sono i codici per la lingua italiana, o meglio europea. Però dato che funzionano solo sulla versione inglese, dobbiamo accontentarci. Io l'ho provati, infatti funzionano in lingua inglese. Si va qui all'entrata, si parla con lui che ti fa scansionare i QR code e si mette password. Ora ne provo una per farvi vedere che comunque sia funziona. Eccola qua, vediamo un po'. Vortex coin, quindi questo ne ho preso un sacco. Vuoi salvare? Ma sì. Quindi mi raccomando, console in inglese, il sito l'avete in descrizione, spendeteci tutto quanto il tempo che vi pare per appunto scrivere tutte quante le password, tanto non c'è limite di tempo. E però vi ricordo, ecco, la console in inglese come metterla l'avete visto, perché funziona solo con la console inglese, in inglese, quindi va bene uguale, no? Una volta fatto, salvate, mettete la console in italiano, andiamo qua, other settings, andiamo fino in fondo, language, e rimettiamo italiano. Più semplice di così non si può. Indietro, indietro, e torniamo sul gioco. Ora finiamo a fare gli ultimi spacchettamenti. Purtroppo ne ho solo 3 per oggi. Uno già l'ho fatto, Machonian, a primo tentativo. Pazzesco. Non potevo davvero chiedere di meglio. A primo tentativo. Si può anche trovare magari all'ultima moneta. Però comunque sia, vi ricordo, ogni volta che non esce la probabilità aumenta, quindi provate almeno 7 volte. 7 è il massimo che potete provare. AndroLink del presente interrompe un attimo AndroLink del passato per dirvi che vi consiglio di provare le monete, le 7 monete rosse per Machonian, il giorno che avete almeno 7 o più slottate, perché così la probabilità aumenta sempre di più. E magari proprio l'ultima moneta è quella che vi serve per trovare Machonian. Se la fate il giorno che avete almeno 7 slottate, avete più probabilità di trovarlo.
perché per il momento non ci sono altri codici, o meglio altri QR code per le monete di Machonian. Facciamo altre due slottate, tanto che ce l'ho. Proviamo un po' sta moneta Vortex. Proviamole. Non mi ricordo se queste monete c'erano anche Campo di Nuglio. Non mi ricordo se c'erano anche su Yo-Kai Watch 2, ma mi sembra di sì, eh. Ui, ehi, ehi. Ah, essenza imbattibile. Ok, va bene, però ho già finito. E se avete notato in squadra ho Usapion, che è un Usapion un po' particolare. Ha il vestito da sommozzatore. Come si prende? Con le password di cui vi ho lasciato il link in descrizione. Sono, mi sembra, le prime tre password dovrebbero essere. E una volta fatto, dove si va a trovare? Purtroppo la console è in inglese, quindi magari non tutti sono capaci di leggere in inglese. Quindi dove vanno a posizionarsi questi vestiti? Vanno a posizionarsi qui sotto. Noi entriamo. Eccoli qua. Ognuno di questi vestiti, sono quattro in totale, ha un'abilità diversa. Fa diventare Usapion più forte. Alcune statistiche si alzano, altre si abbassano. Io per esempio mi trovo benissimo con quella di sommozzatore. Buon attacco, buona difesa. E fa attacchi d'acqua comunque sia, che contro alcuni yokai che troviamo sono super efficaci. Comunque sia, è ottimo. Bene, quindi un recap ci vuole. Vai da Banz, fai password e metti tutte quante le password, fino dalla prima all'ultima o come ti pare. Poi, per le monete di Machonian, stessa cosa, parli con Banz. Scansione, codice QR, ve li rimetto ancora una volta qui. Una volta fatto si va in terrazza e si prova la fortuna con la slot Kai. Io fortunatissimo al primo tentativo l'ho preso Machonian, quindi sono soddisfatto così. Attenzione però, ci sono altri due QR code che vi metto qui comunque sia, che servono per prendere degli oggetti particolari. Sono Lama Gatto Rosso e Bacchetta Bianca. Una aumenta la forza, un'altra lo spirito. Maggiori possibilità di infliggere attacchi critici a Felimonio. La bacchetta ha maggiori possibilità di infliggere attacchi critici a Kankan. Queste due servono per combattere, o meglio, per una maggiore probabilità di successo quando combattete Felimonio o Kankan, ok? Queste io ho date una a Jibanyan, una a Komasan. Comunque sia, Komasan ora è il curatore della squadra, combatte anche. È una belva. Ho tutti quanti i combattenti perché per il momento la cosa migliore che posso fare è avere tutti i combattenti e infliggere danni maggiori così agli yokai che mi danno fastidio. Bene Cucci, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo come sempre in descrizione il link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.